Dagli Stati Uniti a Israele, dal Canada all'Africa, in questi giorni sono tanti i paesi che si stringono all'Italia mostrando solidarietà e amicizia nel momento della battaglia contro il coronavirus. Sul suo profilo da 74 milioni di followers, Donald Trump ha twittato il video di un'esibizione delle frecce tricolori sull'area del Nessun Dorma e la scritta «Gli Stati Uniti amano l'Italia». Nella ex Jugoslavia, la facciata della storica biblioteca di Sarajevo si è dipinta di verde, bianco e rosso in segno di vicinanza. Anche l'ambasciata di Palestina a Roma ha pubblicato un video in cui dalle finestre della sede diplomatica risuonano le note dell'inno di Mameli e vengono mostrati cartelli di sostegno. La scritta Forza Italia, composta da decine di candele, si legge davanti alla Basilica della Natività a Betlemme, dove soldati palestinesi si sono schierati con le bandiere italiane. A Gerusalemme, sulle mura della città vecchia, è apparsa una grande bandiera italiana con la scritta Gerusalemme al vostro fianco. Altre immagini simili circolano sui social in queste ore da Toronto alle cascate del Niagara in Canada e anche se talvolta datate raccontano l'affetto per l'Italia e i suoi cittadini. Come anche il video che lo Sportello dei Diritti condivide direttamente dall'Africa, che mostra un gruppo di bambini e delle loro insegnanti che tutti in coro nella nostra lingua ci ripetono Forza Italia. Siamo tutti con voi, tutti insieme, ce la faremo. Tutti insieme!